discorso del matrimonio, per esempio, c'era un'abitudine tutta diversa quando ci si sposava allora in confronto ad adesso. Perché io, per esempio, quando mi sono sposata io, cosa si faceva? Ci si sposava sempre di mattino, o alle 10 o 10 e mezzo c'era la messa. Poi si andava a pranzo, la maggior parte si andava alla Peppa, però poi si andava, ma comunque si rimaneva in Premana, non è che si andava fuori. Finito il pranzo, che poi il pranzo non era tanto lungo, era abbastanza semplice, c'era sì e no l'antipasto, c'era il risotto, c'era la carne arrosto e la carne lessa, c'era la frutta, il formaggio, il caffè, la torta. Finito quello, che cosa succedeva? Si andava a fare il giro nelle osterie. Allora c'era l'osteria Premana, c'era l'osteria Alpina, c'era l'osteria della Frose, c'era l'Albergo Teglio, c'era il caffè Roma, c'era il bar moderno, c'era il barin dell'oratorio nei tempi ancora più recenti, ma già al barin si andava. Che cosa succedeva? Si prendeva su tutta la compagnia, tutti gli invitati, con gli sposi davanti, si partiva cantando, anche lì, si partiva cantando, si andava all'Albergo Teglio a bere un bicchiere di vino, poi si veniva su al caffè, ci si fermava anche lì, si faceva tutta la zona, si facevano tutti i punti di ristoro, di osterie. Finito, si andava a cena, si cenava. La cena era fatta principalmente con un piatto di pastina e una bella cotoletta, ai miei tempi. Comunque c'era questo stile, si viveva la festa del matrimonio, si viveva così. A differenza di oggi, che comunque si fa un pranzo unico, che dura, finito di cenare, si cantava a non finire e a un certo punto di tarda sera, non per dire anche notte, si andava dagli sposi a fare il matinée. E il matinée sono il richiamo di tutti di tutte le fasi di lavorazione e di vita degli sposi che preparano il matrimonio, perché c'è, si chiamano gli sposi, chi saresti vesposin, a lei si diceva il nome dello sposo e della sposa, e poi si faceva l'elenco dello sposo che regalava il costume alla sposa, quindi al regala la pezze, al regala la corege, al regala la camise, e lì ogni elemento era intercalato mettendo dentro il ritornello nainan, cioè era tutto una serenata così. Il matinée della prima notte di nozze fa parte del nostro repertorio, che è proprio una tipicità singolare, quasi direi bellissima, però ancora, se possibile, anche attuale. È proprio un augurio, un canto d'augurio che si faceva la prima notte di nozze, si aspettava quando gli sposi erano a dormire, ci si mette sotto le finestre, la compagnia, con l'augurio, prova a intonare. E Dan cercava sempre la... Si cercava sempre di abbinare alla persona fine a lieve giodarti, ma già se merite un bel fiat te vi. Nai na, nai na, nai na ti peni. Cercava la rima, anche dicendo qualcosa di nuovo, di cercare sempre in rima. Abbinare alla rima, però si iniziava con il discorso del nome degli sposi,
gire promane da cima fon, ma già che Tony e la Maria e il fur dormon. Sì, no, ma la rima. Nai, nai. Ecco quello che rischio di personalizzare. Nai, non ti preni. Nai, 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 nai. Si divertiva no, a creare tutte però, le strofe che si inventavano anche al momento che appropriate alla coppia. Ma prima si teneva qualcosa che regalava e cercava da farina. Ecco, quel che diceva. Il costume abbinato al costume, l'avere. E il, ti credere tanto ai lici a dormire invece sta fredda sulla cucina a così ti pensare tanto ai lici a posà a posà invece sta fredda sulla nina. Ecco, questo è un modo di personalizzare le strofe ai personaggi. Cosa dovrò fare dopo? perché cambia un po' la storia dal prima al dopo.